Eccoci qua, siamo in diretta. Siamo arrivate io e il mio collega Emanuela della Ciao Camera. Ragazzi, ciao a tutti. Siamo qua a manifestare. Questa è piazza, non è piazza Santi Piazza Intesto, Santi Apostoli. Santi Apostoli, che la confondo sempre. Piazza Santi Apostoli Roma, se siete a Roma venite. E siamo qui per manifestare contro i vitalizi. Ora vi faccio un po' vedere la piazza com'è. Scusate che come si fa a girare. Sta già, c'è già un po' di gente da tutta Italia. Sì, esatto. Guardate, rivoluzione gentile. I nostri attivisti sono venuti da tutta Italia. Hanno organizzato i pullman. Noi abbiamo organizzato dei pullman, sì. Assolutamente. Sì, abbiamo organizzato i pullman in modo da far venire più possibile di persone, anche se c'era poco tempo, per appunto manifestare contro questa assurda volontà della casta, assurdo privilegio che vogliono mantenere con la scusa dell'autodichia del Parlamento. Sì, tra l'altro è una vergogna il fatto che si parli di diritti acquisiti, ragazzi. Questo non è un diritto acquisito, non è una pensione vitalizia come qualcuno sta cercando di far capire. Questi sono veri e propri vitalizi e vanno ad appannaggio anche di chi ha fatto un solo giorno di Parlamento. Abbiamo gente che prende 5.000 euro al mese di vitalizio, che è una cosa scandalosa. Tra l'altro eravamo riusciti a fargli uscire dalla porta, li vogliono far entrare alla finestra, hanno fatto i ricorsi e c'è qualcuno in Parlamento che ritiene che questi abbiano pure ragione. Ma Elena, ma è una cosa vergognosa. Sì, è una cosa vergognosa, perché sappiamo tutti benissimo quanto ci vuole racimolare una pensione dignitosa. Vuol dire una vita di sacrifici, e spesso quando si arriva vicino al momento di prendere la pensione scatta una legge, scatta qualcosa che posticipa ancora il raggiungimento di un, questo sì, di un diritto di avere una pensione. E questi, ho assistito ai discorsi in aula e sono stati veramente vergognosi. Ecco, adesso vi faccio un po' vedere la piazza. Fra poco poi ci avviciniamo al palco. Sì, avviciniamoci. Ci avviciniamo al palco, inizieranno anche i nostri colleghi a fare gli interventi. E niente, è importante esserci, è importante mantenere il punto sulle questioni che per noi sono di principio e sulle quali assolutamente non vogliamo tornare indietro. E loro stanno provando a fare di tutto per distruggere quello che abbiamo costruito. E parlano solo di cavolate, i telegiornali, le TV, e non parlano di quello che stiamo facendo, come anche le comunità energetiche, tante cose belle che stiamo facendo in questo governo. Però bisogna tenere duro, ragazzi, bisogna continuare a lottare, bisogna crederci, perché non è mai stato facile cambiare le cose, ed è proprio nella costanza, nel combattere a testa bassa comunque e sempre, nonostante le difficoltà, che sappiamo che sono tante per voi come sono tante per noi anche dentro le istituzioni, ma bisogna veramente tenere duro. È difficile reggere botta, è difficile, però bisogna farlo. Tra l'altro un cittadino normale ci impiega 40 anni per maturare una pensione veramente piccina piccina. Io lo dico perché io la partita IVA sono uno di quelli che soffrono, anche io. Noi siamo libere professioniste, sappiamo quali siano le difficoltà del comparto. Sì. Quindi è giusto mantenere giustamente i diritti sanciti dalla Costituzione, ma questo, ricordiamolo, non è un diritto, questo è un vero e proprio privilegio. È un privilegio. È inaccettabile. È un ragazzi. Privilegio. Aspetta un attimino che leggo un attimo. Ah, l'Ada. Vai, forza Ada. Brava. Mirko, ciao, bravo. E ciao, c'è Luigi che sta guardando. Ciao Luigi. Ciao Luigi, un bacio. Il nostro grande Luigi Di Maio. Forza, coraggio, dobbiamo veramente lottare e non mollare. È difficile, però noi non molliamo, siamo qua. Ora vedi, lì adesso vi faccio vedere, c'è il palco con la scritta mai più vitalizi, non so se la vedete. Chi è qua di voi si faccia sentire. Noi siamo qui in piazza. Piazza Santi Apostoli, ragazzi, venite tutti qui. È anche un'occasione per darci un po' di energia a vicenda, perché ne abbiamo bisogno. Assolutamente. Siamo uniti e combattiamo sempre per i diritti giusti. Sentite che bei cori. E adesso andiamo in mezzo ai nostri colleghi, dai, che è là che ci andiamo. Andiamo, ciao! Non si sente più nulla, andiamo, ciao a tutti!